Credo e spero non ci sia bisogno di un atto ispettivo per riuscire a capire quando il governo Renzi ha intenzione di indire le elezioni amministrative per l'anno 2015, visto e considerato che ormai si succedono soltanto indiscrezioni da Palazzo Chigi che non riescono più a far capire alle comunità locali quando si vada al voto per le elezioni amministrative. Ricordo che abbiamo 7 regioni al voto e centinaia di comuni, tra cui molti capoluoghi di provincia, che aspettano di sapere quando verrà rinnovata la giunta comunale e la giunta regionale. Tanti cittadini sperano il prima possibile che alcuni sindaci e alcuni presidenti di regione vadano a casa. Io spero di non dover rivolgere questa domanda più che al governo, ad alcuni candidati presidenti di regione del PD manifestatamente in affanno in questo momento e che evidentemente stanno avendo giovamento da questo ritardo grazie al fatto che il loro governo deve decidere quando convocare queste elezioni amministrative. Parlo di Vincenzo De Luca del PD che non si sa se in Campania può fare il presidente di regione, parlo dei problemi che ci sono in Veneto legati all'affanno di Alessandra Moretti. Io non vorrei che il governo stia ritardando le elezioni amministrative perché i suoi candidati non sono pronti. Quindi chiedo ufficialmente ai rappresentanti del governo di indire le elezioni amministrative. Poi, se volete andare a votare ad agosto, ce lo dite, almeno ce ne facciamo una ragione. Grazie. La ringrazio, deputato.